7 giorni per ricordare il sommo poeta con musica, poesia, teatro e anche enogastronomia. Non solo il Dante Dì, ovvero il 25 marzo, data che secondo gli studiosi segna l'inizio del viaggio allegorico della Divina Commedia, a Bitonto si è celebrata la settimana dantesca. L'iniziativa promossa dalla società Dante Alighieri, patrocinata da Comune Teatro Pubblico Pugliese, è stata organizzata in collaborazione con il coordinamento bitontino di Dante Dì. Dante è nel cuore di tutti e tutti quanti vogliono ascoltare ciò che si può dire sul suo conto. Su Dante, intorno a Dante, insomma, si aggrega un po' una comunità. Abbiamo voluto far sì che anche a Bitonto, appunto, Dante avesse il dovuto omaggio e d'altra parte fosse lì a ricordare a tutti quanti che siamo degli italiani. È un emblema nazionale, non possiamo non dimenticare questo aspetto, il fatto che lui rappresenti l'Italia a tutti gli effetti. Tra docufilm, drammatizzazione di brani, Dante visto nella letteratura inglese attraverso la Puglia e la tradizione di San Nicola, cerimonie negli istituti scolastici, spettacoli di musica, canto e danza, si è riusciti nell'ardua impresa di realizzare un menù dantesco che richiamasse il periodo storico del 1300. Foglie d'alloro e un segnaposto con varie terzine di inferno, purgatorio e paradiso, fino alle pietanze interamente scritte in latino. Abbiamo cercato con una ricerca piuttosto accurata, di riproporre alcuni dei piatti tipici del Medioevo, cioè quelli che sicuramente mangiava Padre Dante. Ricordiamo che lo stesso Dante a suo tempo ha avuto a precisare che il pane che mangiava lui non era salato. È il pane azimo appunto dei fiorentini. I prodotti sono i prodotti locali che noi conosciamo bene, in primis l'olio bitontino, dove dalle focacce alla fave cicora, alla favette cicore, che comunque è un elemento diciamo storico, sappiamo benissimo, abbiamo cercato di fare con loro e per loro delle focacce, un menù caseario, piuttosto che della fave cicore, come ci siamo detti. Una legumata, tutti i prodotti legati alla terra e al periodo storico che stiamo parlando. Hanno scelto degli involtini o se vogliamo dei salti in bocca alla birra. In chiusura abbiamo un dessert e della frutta locale, in questo caso delle pere che sono un elemento storico su tutte le tavole da sempre, pere, fichi secchi e una bellissima torta di mele che chiaramente richiama il periodo passati, ma che comunque vanno bene anche in questo momento, assolutamente artigianale. C'è la torta di mele della nonna, fino ad arrivare al 1300.